Ehi la ciurma, io sono Mazzotes e ben ritrovati qui in un nuovo episodio di Magic the World's Origins, sempre qui con questa boccia del Kaiser di Chandranalar. Purtroppo basta un attimo per cancellare tutto. Senza preavviso le autorità di Kaladesh irrompono nel villaggio e men che non si dica tuo padre giace a terra senza vita. Il villaggio ha dato le fiamme e Bara l'accusa te della distruzione. Il suo tenente si fa avanti per arrestarti. Sono un po' violenti per un'officina distrutta. Sono tutti matti qua, sono tutti pazzi, senza senso. Cioè uccidono un uomo, danno alle fiamme un villaggio e... perché ho distrutto un'officina? Sono via di testa, completamente via di testa. Non so, la gente non ragiona più. Tenente di Baral, evviva! Ciao Baral, salve. Mi saluti Baral. Allora, il giovane piromante, fenice di Chandra, scintilla di Chandra, che non ricordavo che avessi. Una creatura bersaglio che controlla infligge danno pari alla sua forza a ogni creatura e... LOL. I like that. Cioè nel senso, se io ho il gigante là, l'elementale del fuoco che ho, e faccio scintilla di Chandra, lui fa qua 5 di danni a tutti, compreso il tizio. Ma non è male. C'è una roba strop. Chissà che roba ha lei. Scusa perché mi diano questa carta mostruosamente OP. Qui devo giocarmela anche assolutamente bene. Perché se per caso la gioco male, questa va tenuta quando magari siamo in inferiorità numerica. Lei ha tante creature. Bianco, che avrà delle creature con volare probabilmente. Questa ci servirà per quello. Nel senso che altrimenti non abbiamo nulla con raggiungere. Abbiamo questa con volare, ma è l'unica. Ma in realtà credo che abbiamo due o tre nel mazzo. Almeno due di sicuro. E io attacco con tutti e due, con molto piacere. Aia! Cribbio. Come che era questo? Raise the alarm. Raise the alarm! E mi seccano il piromante che è Kaiser. Vabbè. Ho ancora 7 carte, vediamo cosa gioca. Una fontana, ok, questa non è grave. Però aspetta, una fontana. Ok, quella che dà 2 punti vita. Mi attacca, bella storia. Non posso neanche bloccarlo, mi fa un danno gratis. Ottima giocata comunque quell'istantanea. Attacco improvviso. Non mi piace. Perché o hai qualcosa che la blocca completamente oppure... Buonanotte. Sì, attacco, anche perché contro quelle due non posso fare un Kaiser. Cioè sì, potrei uccidere quella, ma non so se mi conviene evitare di farle 2 danni per uccidere un soldato 1-1. Che posso uccidere con praticamente qualsiasi cosa mi capiti. E per quello non lo sacrifico di sicuro. Forse giocherà delle tonnellate di carte da poco. Ma che pezzente! I tuoi avversari possono lanciare magia e attivare abilità di artefatti, creature e incantesimi. Quindi non posso fregarlo quando mi attacca. Brutta storia. È un'altra roba. Le creature controllate dai tuoi avversari entrano nel campo di battaglia tappate. Ma tutto sto controllo da un mazzo bianco. Boh! Cioè, vabbè, GG. Gioco un'altra fenice di Chandra o un elementare del fuoco? Andiamo di elementare del fuoco, proprio di violenza. Entra tappato. Ha qualcosa con raggiungere? No, però è meglio che mi sto in difensiva effettivamente perché ha troppa roba. E non mi piace questa troppa roba. E naturalmente non attacca con il soldato del manga. Oh, mi sacrifico la fenice. Per che cosa? Per il grande abolitore? Per la sovrana maestosa?
Forse mi conviene per la sovrana maestosa, in modo che non entrino tappate le creature. Però questa è... no. La sacrifico per il grande abolitore. Grande bollitore. Ah, ditemi voi se devo giocare con questa bocciassa del Kaiser. Per fortuna, tra l'altro, non mi hanno obbligato a fare una partita singolo giocatore, per ora. Iniziamo molto male, iniziamo molto 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 male. Anche perché ora qualsiasi cosa giocherò sarà tappata. Prossimo giro forse dovrei usare la scintilla di Chandra. Per quello che è un po' un peccato. Però almeno le tolgo via tutte queste case di creature del manga. È inutile che attivo l'abilità, tanto è tappato. O scintilla di Chandra o sono perso. Adesso ricevo già un pacco di danni, 2, 4, 6 e 7. E mi ritrovo con nulla di vita. Sì, ho capito, fammi sti danni, ok. Ottimo, su un'altra pattuglia notturna, quindi devo per forza usare la scintilla di Chandra. E ora ne ho due, perfetto. Scintilla di Chandra, uso questo e fa danni a tutti più a lui. E in più mi è tornato in mano questo bellissimo ragazzino. Per di più è ottimo perché l'altra creatura che vola era, cioè, sacrificabile. Nel senso che non è che mi son perso tutto il mazzo per... oddio. Cosa vuol dire che incanta un permanente? Cioè... vuol dire che questo non può più attaccare né bloccare. Ah, senti. Questo non ha rapidità, quindi non posso fare un Kaiser se non aspettare. Attaccare con questo. Ce l'ho ancora quel distrugge artefatto. Ma che poi non è neanche un artefatto quello, sì. Secondo me è un incantesimo, non è un artefatto. È infatti un incantesimo. Io ho un modo per eliminare gli artefatti, non gli incantesimi, cosa me ne fa? Come mi libero di tutta questa porcheria? Lui non ha più tante creature, però comunque a 14 punti di vita noi ne abbiamo 5. No, non gioco la scintilla di Chandra perché non avrà alcun senso. Un'altra pianura, lol. Poi? È un grande abolitore. Se non altro non può bloccarmela e potrei seccarglielo con quella. Non so se mi conviene usarla adesso, no, forse mi conviene usarla al prossimo turno. Adesso attacco con questa, con la Fenice di Chandra. E poi se per caso il giro dopo... ah, lui dice usa la scintilla di Chandra, no, non voglio usarla adesso. Perché se per caso il turno dopo gioca qualcos'altro, mi conviene se cagliene due piuttosto che una soltanto, no? Ok, mi porta 3 punti vita, ma questo non è grave.
quella conta come creatura soldato? No. Allora, se io usassi questa, mi resterebbero tre carte. E, beh, potrei seccargli anche l'altra, comunque, sì. Allora, io andrei con questa. E poi userei la fiamma devastante, 1, su questa. Ok, ho sprecato tutte le mie risorse, però almeno non ho più nulla. E ho una fenice di Chandra, perché... Ah, è vero, perché ogni volta che gli faccio del danno riprendo in mano la fenice. Ottima cosa. Questa è cosa buona e molto giusta anche. L'unico casino sono questi elementari del fuoco del manga che... Oh, santi nomi. Come glielo blocco adesso questo 1-5? Insegnamenti arcani. La creatura incantata prende +2/+2 e ha l'abilità. Questa creatura infligge un danno a una creatura o a un giocatore bersaglio. Sì, credo che potrei giocarla sulla fenice di Chandra. Perché le altre sono bloccate, non posso. Cosa me ne faccio del +2/+2? Allora, se io l'attacco. Se io. Infligge un danno a una creatura o a un giocatore bersaglio. Però se la tappo. Lui ci attacca di questa. E se attaccassi di tutti e due... Ah no, lui mi dice che non puoi attaccare con più di una contemporaneamente. E non puoi bloccare con più di una. Ah, lui si è lasciato passare il danno. Probabilmente per il fatto che altrimenti rischiava di morirci. Perché questo è, se poi dopo io... L'abilità no, non la posso usare dopo. Perché è già tappata. Beh, sto giro dovrà bloccarmela, per forza. No! Why? Forse non mi sono letto bene quello che diceva quella. Però, boh. Beh, ottimo così. Siamo riusciti a concludere anche questa. Combatti coraggiosamente per vendicare tuo padre, ma i soldati riescono a sopraffarti. Ma come? Durante la battaglia viene uccisa anche tua madre. Bella storia. Baran intende far di te un caso esemplare. Le autorità ti portano in città dove attenderai la tua esecuzione. E ben ti sta. Sì, devi giocare. Non me ne frega un Kaiser. Beh, se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace. Se non ti sei ancora iscritto, fallo! Io sono Mazzi Tess, vi auguro una buona giornata, ciao a tutti! Lascia un mi piace! Ciao!